Buongiorno a tutti! In questo video voglio fare una piccola premessa alla festa dei Gigli. Come nasce questa festa? Si narra che San Paolino, protettore di Nola, abbia salvato un bambino rapito dai turchi con una barca, perché allora Nola, cioè la mia città, si espandeva fino al mare, raggiunse la Turchia, liberò questo bambino e tornò. Al suo ritorno, ogni mestiere, ogni cittadino nolano che faceva il calzolaio, il bettoliere, il salumiere, il sarto, andava incontro a lui con un giglio, un fiore, quei gigli belli, bianchi, stupendi, in segno di ringraziamento. Col passare del tempo, poi, ogni giglio, cioè questi gigli, si sono trasformati in queste costruzioni di legno enormi, alte 25 metri e alzate sulle spalle da esattamente 120-125 cullatori. Si chiamano cullatori perché lo fanno cullare e lo portano per tutto il percorso di Nola, quindi è una festa bellissima. I gigli esattamente sono 8 più la barca che sta in mezzo, che divide 4 gigli e 4 gigli. E ogni giglio ha appunto un nome, cioè nel senso c'è il giglio del calzolaio, il giglio del salumiere, il giglio del bettoliere e così via. Sopra questo giglio vi è una banda di musica che suona, ogni banda di musica poi ha un suo nome. E sotto c'è la paranza sarebbero tutti i cullatori. Ok, è una cosa un po' particolare, però è carina. Io voglio rendervi partecipi di questa festa che colpisce ogni nolano ogni anno. Infatti l'attendiamo con ansia. Cioè, se siete nolani fino in fondo, capirete. E questa festa si svolge la domenica. Da domenica dopo San Paolino, cioè il 22 giugno è San Paolino, quindi la domenica successiva. Prima della domenica c'è il venerdì e il sabato, che sono altre due giornate importanti. Il venerdì c'è il venerdì delle cene, dove ogni comitiva organizza una cena dove si canta, si balla, si beve e poi ci si riunisce tutti in piazza, si incontrano tutte le comitive, si brinda, insomma, è una bellissima giornata. Il sabato invece è il sabato dei comitati. I comitati cosa sono? Sono un gruppo di persone che fanno lo stesso percorso del giglio che rappresentano, facendo diciamo un po' casino con fischietti, tamburelli e così via, e poi vanno in piazza, nella piazza centrale di Nola, e si esibiscono in degli spettacolini. Molto spesso non succede, molto spesso succede. Comunque, è carina anche questa, solo che io quando ero piccola facevo parte di questi comitati, giravo, mi divertivo poi crescendo, insomma, a meno che non è proprio un mio amico che ha organizzato il giglio, non lo faccio. È una festa molto molto grande, infatti se siete di Napoli, se siete delle vicinanze, vi invito a vederla perché è veramente molto bella. È molto sentita appunto dai nolani, ma anche da chi abita intorno, infatti in molti paesi la rifanno, però ovviamente non ha lo stesso spirito. Adesso vi porteremo con noi e vi faremo vedere appunto il venerdì, il sabato e la domenica della festa dei Gigli. Tutti, tutti!
la signora Enza è Teleuma che sto andando domani non ti ringrazio. Allora capo potete lasciare, potete lasciare a me. Ti piace la festa dei gigli? Quanto ti piace? Tanto? Sì, questa maglietta? Che maglietta è? Le gigli. Gigli? Ma dove colla il tuo papà? Eh? E dove porta il zio il tuo papà? E di qualcosa? Sì, sì. Saluta il pubblico, saluta. Manda tanti bacini. E a zia. Cosa fai? Ora però la voglio. Poi tutti insieme facciamo le buzzette.